saldi di speranza e voglia di relativa normalità, nonostante la pandemia in corso. Oggi 5 gennaio al via gli sconti in Abruzzo, che andranno avanti fino a marzo. Lungo Corso Umberto a Pescara c'è voglia di acquistare soprattutto abbigliamento e accessori utili, il tutto nel rispetto delle regole anti-Covid, che per gli acquirenti non rappresentano un problema. Ma quali sono gli articoli più ambiti? Approfitterà dei saldi oggi? Certo, sicuramente sì. Cosa in particolare? Stavo pensando un cappotto, un abito, poi vedremo quello che troverò in giro. C'è un po' di entusiasmo, non so, nel ricominciare a fare acquisti in questo periodo Covid? Sicuramente sì. Sì, per fare un regalo a un'amica. Cosa in particolare, su che cosa ti indirizzerai? In questo caso ho preso dei gioielli, ho preso un paio di orecchini. Approfittiamo subito. Quali sono i capi o comunque prodotti che comprerete di più? Vestiti, andiamo a dare un'occhiata, più che altro per la figlia. Entusiasmo, penso che visto il periodo sia una parola grossa. Diciamo che si cerca di praticare una certa normalità. Diciamo ne approfittiamo soprattutto il primo giorno, perché dopo non troviamo più nulla. Avete constatato un calo evidente dei prezzi dei prodotti rispetto a prima? Sì, il calo dei prezzi c'è, però comunque prima sono aumentati i prezzi dei negozi d'abbigliamento, ho notato, rispetto agli altri anni. Sì, approfitterei io invece per quanto mi riguarda, più di articoli che magari che ho già individuato da diverso tempo, che però ho pensato di aspettare i saldi per poterli acquistare, però articoli più mirati. Cioè, piuttosto che approfittare magari dello sconto e di andare in impulso, vado più diretto e vedo se eventualmente quegli articoli di cui ho bisogno sono effettivamente in saldo e riesco a risparmiare qualcosina, insomma. Sì, ne approfitteremo, oggi è il primo giorno, quindi speriamo di trovare qualcosa di carino. Su cosa vi indirizzerete? Abbigliamento, sicuramente negozi di abbigliamento e accessori se si trova qualcosa, perché anche per i saldi poi ci sono delle regole da rispettare, per esempio la mascherina che deve essere indossata anche all'interno della cabina propria. Sì, ma io credo che la mascherina non dovrebbe essere un problema, quindi l'importante è che una persona si rende conto che la cosa principale è tornare alla normalità. Adesso stiamo approfittandosi. Di che cosa in particolare? Un po' di abbigliamento soprattutto. Non voglio farvi conti in tasca, ma quanto avete intenzione di spendere? Secondo la Confcommercio ogni famiglia potrebbe spendere 119 euro. Più o meno è quello un po' il budget, serve qualcosa alla ragazza che sta crescendo, quindi più o meno è quello il budget. Ma niente, penso che andremo in profumeria e vedremo qualcosa lì. No, niente in particolare, un giro. Un regalino non lo vuoi? Sì. Cosa ti piacerebbe? Qualunque cosa. Sì. Che cosa in particolare? Ma cose per i miei figli. E abbigliamento? Abbigliamento per i miei figli. Ecco, il rispetto delle regole all'interno dei negozi non crea problemi? No, assolutamente no, ormai siamo abituati. Oggi iniziano i saldi in Abruzzo, ne approfitterà? No, oggi no. Perché? Perché mio marito non mi ha dato i soldi. Poi stasera vediamo, quando me li dà vado a comprare qualcosa. Che cosa in particolare? No, un pigiama mi serve. Però mi raccomando suo marito, eh. I meno. Nel senso figurato, ovvio.